Innanzitutto, come stai adesso, in questo periodo? Tu? Come stai? Come dire, ti trovo per strada e ti chiedo come va? Come va? Una domanda alla quale si risponde sempre falsamente. Ecco. Per cui si dice bene, bene, grazie, tu? In realtà non si pensa questo normalmente, non si fa per forma, conformismo, oppure per riempire, fare una formula, no? Però io non riesco a rispondere. Perché effettivamente, cioè, è complicato, è la domanda più complessa che ci sia, come va, come stai? Perché ne so come stai. Una volta ho fatto una domanda a Paola Turci, gli ho chiesto come stai, e poi hai una domanda più facile. E infatti, perché non sapeva. Se uno vuole rispondere sinceramente, sì. Se uno vuole rispondere così, un po' simpaticamente, la cosa più simpatica lo sento dire agli amico Ghezzi, che dice spero bene. In genere. Poi un'altra cosa che io dico in generale, che è sempre una formula di rito, però più bella, di bene bene grazie, e tu, è come d'autunno sugli alberi le foglie. Che tu poi sto cadendo praticamente. Poi posso dire non sto bene, quello, oppure sto bene, sto male. Quanto ti manca X Factor adesso, per dire, e quanto credi di mancare tu a X Factor, se è possibile avere una risposta, se no fai una semplice così panoramica su quello che è stato il tuo rapporto con tutti questi ragazzi che hai visto passare, sia i pazzi che ti entrano a fare le cose, abbiamo visto tra YouTube e altre cose, quelli che ti entrano dentro nei provini che ti dicono io sono... È vero, quelli sono... Sì, vabbè, lascia stare che non è che... Limitati semplicemente alla domanda, quella primaria. Guarda, ti dico, io penso di mancare più X Factor di quanto manca lui a me, onestamente, cioè, devo dirti come si io non l'avrei fatto, non l'avrei fatto perché non con quel ruolo là, perché per me aveva esaurito l'interesse, per quanto mi riguarda, quel ruolo, quindi non credo di avere più cose da dire o da dare in termini di entusiasmo, no? Non è che si è fatto chissà quale approfondimento accademico sulla paleografia medievale, cioè abbiamo, io ho parlato, ecco, quando si parlava di Pink Floyd si parlava arabo per la gente, quindi diciamo che partiva da un livello piuttosto underground e non nel senso basico. E qualsiasi cosa fosse minimamente interessante sembrava un'operazione culturale. In effetti lo era, perché in televisione non c'è troppo che lavori. Come stavano i ragazzi durante il lavoro? I ragazzi, io sono sempre stato, cioè, quando mi trovavo bene a livello personale, ma in genere, sai, basta essere predisposti bene, se non hai delle preclusioni, dei preconcetti, con le persone ti trovi bene. Quindi soprattutto se sono giovani, sensibili, entusiastici, hanno voglia di... Allora potevo instaurare, c'era uno spazio per instaurare un rapporto bello di autenticità, ma si mettevano comunque in mezzo a non consentire o comunque a creare delle difficoltà in questo rapporto autentico, tutte delle presenze che non andavano nella direzione dell'autenticità. E queste presenze sono quelle che normalmente costruiscono gli ambiti televisivi e musicali, perché sono le case discografiche, no? Che cosa fanno? Loro non vogliono l'autonomia della persona, l'intelligenza dell'argomentazione, la capacità di scegliere o lo sviluppo delle proprie facoltà mentali nella direzione anche dell'affermazione del sé, se è contro la società. Cioè, loro vogliono burattini, che è diverso, no? I burattini sono belli come personaggi, ma appunto li muovi come vuoi, per cui vorrebbero che questi ragazzi qua non fossero riempiti ma fossero indottrinati, che è diverso. Ecco, io invece facevo un'operazione diversa, ecco perché secondo me è un po' piaciuto la gente che si è identificata in un meccanismo di quel tipo, perché ha trovato più autenticità forse, ma questa stessa autenticità è quella che secondo me dopo stroppia in quell'ambito, cioè io stesso vedendomi, diciamo, provando a essere spettatore, avrei gradito uno stop di Morgan. E tu mi dici quello che vuoi usando questi tre nomi come sponda. E i nomi sono Sex Pistols, Luigi Tenco e Johnny Cash. Sì. Tu parla liberamente. No, guarda lì. Sex Pistols, devo dire, facciamo no. No, perché mi disturbano parecchio, devo dire.
sono noiosissimi, sono monosillabici, non hanno un'assolutamente fantasia musicale, cioè sono infinitamente inferiori a tutti i loro contemporanei, a partire dai Clash, a partire dagli Specials, dai quegli americani Talking Heads, vari Rouge Lizard, insomma, nel periodo punk possiamo considerare i peggiori Sex Pistols, ma peggiori da, tecnicamente, da un punto di vista musicale, quindi musicalmente mi fanno proprio cagare. Da un punto di vista di testi, c'è sicuramente qualcosa di carino, che sono queste provocazioni qui, tipo appunto Anarchy in the UK, cose del genere. Poi il progetto dei Sex Pistols è la cosa che interessa di più, da un punto di vista di marketing. Quindi i Sex Pistols sono un'operazione discografica, e paradossale è il fatto che la gente li porta ad esempio per la libertà assoluta, no, è contrario, cioè i Sex Pistols sono molto più commerciali di Cristina D'Avena, e questa cosa entra difficilmente nell'orecchio, perché sono costruiti a tavolino da Malcolm McLaren e Vivian Westwood, che sono due intellettuali, una nel campo dell'abbigliamento e l'altra nel campo così della poesia o del nulla fare, che sono due che hanno deciso così nelle loro nottate londinesi di costruire un gruppo. Sono morti tutti quelli che mi hai nominato, no? Sì, no, era caso. Chi era Luigi Tecno? Luigi Tecno, secondo me, era veramente un bravo ragazzo, prima di tutto. Era una persona bello, con una bella faccia. Poi era anche uno piuttosto bravo, che suonava il sassofono in un gruppo con Celentano che cantava e Gaber che suonava la chitarra. Sei meglio di Paolo Limiti. Giorgio, ricordi quando eravamo al banco insieme, al corso di meccanica, tu eri molto bravo, io invece non lo ero. E nei compiti di classe io copiavo da te. Giorgio, ricordi quando hai dovuto lasciare la scuola al corso di carica, dove per dare una mano di fuori. Io invece, perché potevo, ho continuato il corso. Giorgio, ma è vero, sera per hobby ti occupi di meccanica, pensa che io ho finito e mi sono laureato, però ho un grande handicap, non ci capisco niente. Morgan.